Allora, chi è il nostro dottore? Chi è il nostro dottore? Hendrix. Hendrix, stai bene. Perfetto. Allora, Handel. Mannaggia, Handel, quanto sta male. Sì, raga, però, cioè, queste persone si sono beccate anche delle esplosioni. Allora, Hendrix. Ok, allora. Wasp è a posto. Handel a posto. Izzor's a posto. Questa 11 ore. E questo 14. Ragazzi, quanto ha rischiato Handel. Oh merda, ma c'è Valerico. Ma che cazzo? Perché? Perché non me ne sono accorto? Tico. Oh merda, pure lui. Ma che cazzo? No, che cazzo dici? Vai a salvare Valerie. Mentre tu. Anzi, tu vai a salvare Valerie. E Hendrix cura Tico. Ok, allora, abbiamo passato questo raid con una perdita, ahimè, ma ci siamo. Dai, possiamo stare un po' più tranquilli ora. Tu sei a posto? Guardate qua, guardate qua. Questo a posto. Allora. Tu vai da lui. Mentre Alice. Vai da lei. Ci siamo quindi? Ancora non ha bisogno di cure. Chi? Beh, Hendrix. Sì, effettivamente. Vort, che cazzo ha Vort? Perché? Perché? Qualcuno salvi quel poveraccio. Oh, mannaggia, salvalo, salvalo, salvalo. Questa muore? No, ok. Ma cura lui. Muore in 6 ore. Questo per colpa della granata, vi devo dire. Per colpa della granata di Hendrix. Che non va bene per niente. Perché probabilmente è stata lei a causare la morte di Velma. Velma che è? No, povera. Mi dispiace. Vabbè, dai, ragazzotti, su, succede. Allora, Wasp, incapacitato, perché? Oh Cristo. Handel? Ah, lui è ancora in shock per il dolore. Hendrix a posto. Tico a posto. Izzo's a posto. Velma, beh, a posto. Wasp è incapacitato perché, oh mio Dio, non ha la gamba. Va bene, è tipo il resto del corpo è una merda. Vort l'hanno appena sistemato e Valerie ha perso il naso. No. Va bene. Va bene. Cos'è che faceva Velma da noi? Scusate. Velma si occupava di boh. Vabbè. Ok, sono iniziate le riparazioni perlomeno. Poi per fortuna questa zona qua verrà rimossa e sostituita con delle torrette probabilmente. O anche qua tiriamo un muro bello difeso. Vediamo poi, vediamo. Ragazzotti, quanto abbiamo rischiato sto ride. Wow. No, vabbè, abbiamo rischiato davvero e purtroppo abbiamo anche perso effettivamente. Che cosa è successo? Valerie, prenditi il fucile. Ah, e vi ricordo che in tutto questo abbiamo perso anche Velma, che è un alleato, quindi ci dà il debuff. Vabbè che loro erano anche rivali. Lo so, ci dispiace tantissimo. Per fortuna si stanno riprendendo tutti. Dai, su, dai, si può fare. Comunque, stavamo parlando della disposizione dei massi, che doveva essere a scacchiera, bla bla bla. Sì, allora, adesso che la tranquillità è stata un attimo rimessa a posto, o comunque riportata, vi dico di cosa stiamo parlando. Sostanzialmente è un metodo rudimentale di difesa, perché quello che facciamo è contrapporre tra l'avanzata dei nemici e le nostre difese dei massi, che sono degli ostacoli difficili da oltrepassare. E questa è un'ottima tattica. Perché appunto ci dà la possibilità di rallentare un po' la loro avanzata nel mentre le nostre torrette possono colpirli.
Allora, adesso per un po' di tempo, ragazzotti, vedremo il rischio mentale alto. E questo è dato da, purtroppo, il debuff che si va a creare in queste situazioni. Ok, adesso facciamo sta sfacchinata dei massi. E almeno sappiamo anche dove portare i nostri massi, effettivamente. Oddio, mi sono preso un colpo, ho detto qualcuno è morto. Invece no. Oh, meno male. Abbiamo un buff sul. Un buff psicologico. Sulla felicità. Diciamo questo. Allora. Questo fa male. Chi è che aveva il gladio? Forse Izols proprio. Gli ha reciso un occhio. Allora, prigioniero. Tu mi serviresti. Tu invece? Cosa sei capace a fare? Niente. Allora mi chiedo io. Per quale cazzo di motivo ti sto tenendo? Letteralmente, dai. Ma. Potrei utilizzarti per qualcosa? Non lo so. Probabilmente qualcosa potresti fare. Potresti servire. Potresti servirmi. Sì, assolutamente. Non. Può andare. Allora, torniamo a questo. Nel mentre. Oh, stanno anche. Nuova recluta. Ah, abbiamo reclutato Knapp. Trap. Bene. Cioè. Che culo. Allora, c'è qualcuno che è incapacitato ed è Handel. Devo vedere perché. Perché è possibile, ragazzotti, che abbia perso altre parti del corpo. O magari si sta ancora riprendendo. Allora. No, allora, non ha perso altre mani. Altre mani, una gliene rimane. Allora, non ha perso altre parti del corpo, ma ha del dolore incapacitante a quelle zone, tipo gambe. Quindi, non potrà fare alcune cose, tipo camminare per ora. Allora, tu sei diventato il nostro nuovo qualcosa. Il nostro nuovo agricoltore e costruttore anche. Beh sì, farei anche l'arte. Tu, Knapp, sei il prescelto, sappilo. Chi è che sta sboccando? Knapp, ovviamente. Beh, vedete, cioè, abbiamo perso Velma, la nostra. Cos'era? Lei la rompicoglioni? Sì, era proprio lei. Sì? Era la nostra 19enne rompicoglioni. Diciamo che forse è andata di culo? No, ok, no. Ah, stanno portando. I cataferi. Non saprei, probabilmente dovrei. Sì, fare un altro sarcofago almeno per Velma, ma credo se lo meriti. Ah, la ricerca, ma l'abbiamo scelta? Sì. Fermi tutti. Serve la ricerca. Serve il tavolo da ricerca diverso. E allora ricerca questo. Oddio, il cibo. Il cibo. Perfetto. Risolto. Qua c'è già una mandria di cose. Allora. Boh, si sono cazzate. No, ok. Bene. Ehi, compact. Oh, dell'acciaio finalmente. L'abbiamo trovato. Sparate questo. Sto praticamente cacciando, sfruttando l'imposizione forzata di un bersaglio. Madonna, se sparano male queste torrette. Bene. Va benissimo. Dai, che ce la potete fare. Madonna, ste torrette. Bene, bene. Dai, non ora blackout, che palle.
Ah, questi problemi energetici proprio non ci volevano. Però vediamo, magari con un po' di acciaio e un po' di componenti riusciamo a stabilire qualcosa. Peccato che componenti non abbiamo. Ai ai ai. Peccato, peccato, peccato. Ah, sta riparando qua. Dai, qualcuno che vada a prendere queste carcasse? Su. Dai, dai, dai. Ci serve il cibo, per favore, qualcuno. Dai, per favore. Ragazzotti Anders si è ripreso. Sta di nuovo camminando. Meno male. Comunque, chapeau a Valerie che da quella distanza è riuscita comunque a colpirlo. Davvero, chapeau. Allora, come procede qua? Procede quello il fatto. Diciamo che potrebbe andare anche meglio. Allora, sto pensando una cosa. Qua, improvvisata proprio, ci starebbe bene una stanza batterie, ma vi spiego il perché. Una stanza delle batterie non deve essere vicina a delle cose infiammabili, perché spesso, sicuramente, succederà qualcosa di brutto a queste batterie. Sempre e comunque. Quindi, cioè, nel senso che vanno in cortocircuito, quello intendo, si scava un 5x5 che poi diventa un 6, cioè oddio, un 5x5. Un 6 per quel che cazzo è di lunghezza. Direi che così può andare. E poi qua si rimpiazza il muro. Almeno teniamo un corridoio centrale e le batterie tutte poi sul lato, bla bla bla, sui lati e andando avanti così. E è comodo perché la riparazione può essere effettuata velocemente e lo spazio è massimizzato. Ovviamente c'è il rischio che si danneggino più cose, ovviamente, però ehi, è appunto un rischio e va corso. Allora, mi fa piacere vedere che effettivamente qualcuno ci sta dormendo, però. Però non. Non so quanto convenga adesso, cioè nel senso ci sono le altre stanze. Comunque, allora, Elise. Elise sta dormendo, quindi la lasciamo stare. Chi è che manca? Oh. Wasp, che cazzo fai? Riposa con gli altri. Gli altri chi? Gli altri chi? Non c'è nessuno, scemo di merda. Devi andare a dormire, che domani devi lavorare. Oddio, sembra il mio datore di lavoro. Oh, è finito il boost. Ma te, sei vestito? Sì, dai, ha dei pantaloni, che è una buona cosa. E abbiamo dei problemi energetici. Seri problemi energetici. E ci mancano i componenti. Vedete, questi qua sono problemoni, ragazzotti. Questi qua sono problemoni. Item stash opportunity. Non è male. Non tanto per le prime due cose, che comunque sono buone, ma per le ultime tre sono assolutamente. Vabbè, granate frammentazione, ok. Granate EMP, che sono buone. Anche i fucili bolt action non sono male, ma soprattutto il fucile a carica.